mi rilasso a questo progetto, a questa idea che io trovo fantastica e per questo Natale ne procuro tantissime, mi piace come idea regalo. E niente, grazie a tutti, un bacione, alla prossima, ciao! Accendiamo il nostro fornello con la fiamma al minimo. Prendiamo i pezzi di candela bianchi e colorati e facciamoli sciogliere. Una volta fatto ciò, prenderemo il nostro barattolino e con l'aiuto di un imbuto faremo scorrere tutta la cera liquida. Attenzione a non scottarci. Inseriremo poi l'olio essenziale, l'essenza profumata. Questa operazione può essere fatta anche all'interno del pentolino. Io l'ho fatta dopo perché me l'ero dimenticato. Inseriamo quindi parecchie gocce di olio essenziale, in modo che la nostra candelina profumi tanto. Prendiamo uno stoppino estratto da una candela vecchia e con l'aiuto di una molletta immergiamolo e teniamolo fermo finché la candela non sia asciutta. Per decorare la nostra candela, partiamo dal tappo. Per decorare il tappo ho fatto uso di uno stampino creato con la gomma siliconica. Grazie a questa ho potuto creare appunto un gessetto profumato che andrà inserito sopra il nostro tappo. Sono partita per creare questa forma dalla creazione di una stella, un fiocco di neve, un pasta di mais adagiato su un tappo più piccolo. Da questo ho creato lo stampo in silicone e su questo ho versato la polvere di gesso e ho creato il gessetto profumato. Ricordo che il tutorial per i gessetti profumati lo troverete sulla descrizione sotto il video. Attacchiamo il nostro gessetto profumato sul nostro tappo con l'aiuto della colla a caldo. Una volta che la candela è completamente solidificata, procederemo a decorarla. Per la decorazione ho stampato un'etichetta con il nome dell'essenza profumata, in questo caso Rose del Deserto. Dopodiché ho preso un pezzo di carta da parati. Ho tagliato una striscetta. Su questa attaccherò con la colla a caldo la mia etichetta con il nome dell'essenza profumata che ho utilizzato. Dopodiché attaccherò l'intera striscia sul nostro vasetto, attaccando prima un pezzettino di striscia al vasetto con la colla a caldo e quel che resta nel resto della striscia sull'altra striscia, sempre con la colla a caldo. Quindi prima fissiamo al barattolino, arrotoliamo e rifissiamo con la colla a caldo. Ecco fatto! Questa è come appare la nostra candelina. Chiuderemo con il nostro tappo super profumato e voilà! Questa era la candelina che avevo fatto in precedenza e questi sono due modi per decorare queste simpaticissime candeline profumate. Grazie per avermi seguito, un bacio, alla prossima! Ciao!